Marco Montolico operativa il cesto, Luca Calzetto in realtà genovana, due mondi che all'apparenza, a un occhio poco attento, possono sembrare distanti, invece che sono molto vicini, che sono accomunati un po' dal tema del tifo, ma il tifo visto come fenomeno di aggregazione, di socialità, di vicinanza, di appartenenza, anche di senso d'appartenenza. Da questo punto di vista, Marco Montolico, che cosa ti senti di dire rispetto a questo progetto che è nato per Good Morning Genova? Ma mi sento di dire che già seguivo Realtà Genovana, tra virgolette, da utente nel gruppo Facebook, poi conoscevano molti dei ragazzi che ne fanno parte, sì. Andrea, Michele e tutto quanto, ho conosciuto anche Luca da poco tempo. Conoscere Realtà Genovana mi è piaciuto molto perché già lo trasmettevano, ma venendolo in prima persona, animati da questa passione per il Genoa. E in particolare Luca, ho capito perché ha così tanto seguito, perché è una figura molto affine a quello che intendiamo, lavorare per la comunità, lavorare con passione, anche se in questo caso lui fa un altro lavoro, ma dei tratti professionistici anche nella comunicazione. Sicuramente ha lavorato nel calcio, quindi questa è la sua competenza, ma nel modo di comunicare a me piace molto, e conoscerlo è conoscere un pezzo di Genova e di Genoa che non conoscevo, e mi piace dare valore a chi per la propria passione si attiva, tolto che io sono di parte perché la mia passione coincide, vale anche per gli altri, però in questo caso la fortuna che Calzetta ce l'abbiamo noi. Allora, Luca Calzetta, da tifoso, da semplice tifoso, possiamo dire un po', anche se non è il termine forse più appropriato, da influencer rossoblu? Ma influencer no. Super influencer. No, quando... A parte ringrazio Marco per le parole veramente belle, cioè, apprezzo veramente quello che ha detto. Diciamo che con Marco abbiamo avuto feeling, penso la prima volta che ci siamo visti, quindi la pensiamo uguale su tantissime cose. Sul fatto dell'influencer direi che siamo stati fortunati, siamo partiti da zero io e Ema. Diciamo che c'è una persona che mi ha spinto tantissimo, che non posso nominarla, a dare una mano a crescere anche dal punto di vista di fare questo tipo di lavoro, perché comunque alla fine poi tra tutti sta diventando anche un lavoro, e siamo molto contenti perché alla fine siamo molto seguiti, come mi dicevi te prima, a oggi penso che siamo 25.000 persone attive che ci seguono giornalmente su tutti i nostri social, e soprattutto anche da quando abbiamo fatto la collaborazione con Marco siamo cresciuti tantissimo anche in visibilità, perché magari prima vedevano una figurina su Facebook, ora invece ci vedono a video, e direi che sia in radio che su YouTube abbiamo numeri molto importanti, diciamo. Quindi grandi numeri, prego. È vero che è un influencer nel senso buono, ma soprattutto io apprezzo molto anche, e credo chi segue Realtà Genovana, che ovviamente siamo di parte con delle punte di menaggio colossale ai cugini e con un'enfasi incredibile, però tutto quello che viene detto comunque è una base anche di credibilità giornalistica, poi viene ovviamente per motivi di tifo anche accentuata, però tutte le valutazioni hanno sempre anche un equilibrio, anche di fronte c'è anche un po' di autocritica sulla genuanità pessimistica che ci contraddistingue, cioè tu cazzi senza remore chi riporta sempre, c'è questo pessimismo genuano distruttivo. Che, io credo che siamo anche valorizzati perché noi spieghiamo le cose, siamo abbastanza competenti, no? Ma non che voglio fare il fenomeno, però studiamo le cose, studiamo le notizie, studiamo tutto, magari la gente è contenta che noi approfondiamo questo. Per quanto riguarda che cazzi i genuani, è perché secondo me dobbiamo cambiare modo di pensare calcio, e soprattutto mi dà fastidio quando uno non conosce il tipo di lavoro che c'è dietro e spara sentenze senza motivo. Ma prima lo facevano nei bar, ora li fanno sui social, e comunque è anche giusto. Vabbè, questo ci unisce anche a Good Morning Genova, che vuole dare la voce a tutti, alle comunità, però anche un po' combattere il populismo versione calcio, no? L'opinione facile a prescindere, senza conoscere, senza cognizione, solo per sfogarsi, no? Il calcio è fatto, il tifo, anche per sfogarsi, divertirsi, però poi rimanere un po' nei limiti. Poi per supportare la squadra non si può sempre... Adesso si dice che non compriamo abbastanza, no, la campagna qui, sì, non andremo subito one year in B, cioè c'è qualcuno, Devo dire che tanti giovani, no? Stiamo... No,
Beh, io direi una che nuova leva. Sì, sì, poi tra l'altro credo che bisogna aspettare, se parliamo di Genova, bisogna aspettare presto, cioè comunque loro hanno un modo di lavorare, questa società, che va per obiettivi e ci vuole magari più tempo. Prima si compravano giocatori a ripetizione senza senso, ora invece c'è una metodologia, un modo di lavorare e quindi ci vuole un pochino più di pazienza, ma questo penso che sia naturale nel calcio. Poi l'ultima cosa che mi piace dire è che dare spazio come Good Morning Genova, ma anche ai Luzzati, al Campetto, Edoardo Galeano, ai tifosi, è veramente dare una voce alla passione, la possibilità di aggregarsi e per noi di far conoscere i nostri contenuti a un pubblico più ampio che magari normalmente non accederebbe, no? Alle riflessioni, a volte sono anche le nostre piuttosto corpose e impegnative da seguire, però la possibilità di dialogare con un popolo, dialogare, ognuno rimane anche delle sue idee, però influenzarsi è un'ottima cosa e credo che il tifo ha sempre dato un contributo alla tenuta sociale della città e i genuani, ma anche l'altra parte, hanno sempre dato un contributo nella solidarietà, nel tenere le amicizie, tenere uniti i quartieri che a volte erano anche caratterizzati da sgregazione. In questo caso noi che lavoriamo sulle comunità, il tifo unisce anche, perché spesso viene descritto come solo un fenomeno circoscritto, in realtà è un fenomeno che ha dato le basi all'aggregazione sociale in tutte le sue forme. Ricordiamo che ci sono anche tante iniziative da parte delle tifoserie organizzate a sostegno di iniziative, insomma, di opere di bene, si sono sempre fatte da parte, insomma, delle tifoserie, anche questo è un dato da riportare. L'ultima dei Gaslini è Gaslini, stata una collaborazione, no, bello, sì, sì, anche noi abbiamo partecipato alla festa del Gaslini, due anni fa anche noi abbiamo dato dei soldi a Un Cuore Grande Così, che ogni anno fa tantissime cose. Poi devo dire che, come ha detto lui, per me, per quanto riguarda noi, penso che non potevamo scegliere posto migliore, persone migliori come voi, perché comunque si lavora bene, siamo contenti. E poi lasciami ringraziare comunque tutti i ragazzi: Stegani, Merlo, Ferrari, Emma, Fausto, Nicolò, tutti poi gli ospiti, Rivelini, poi i nostri registi, Fabrizio. Beh, un gruppo di lavoro, tra l'altro su base volontaria, incredibile, che ha un livello di organizzazione. Noi a volte facciamo fatica a stare dietro ai loro ritmi che sono incessanti e tutto il tempo, un pezzo del tempo libero lo dedicate a questa passione. Assolutamente sì, anche gli altri facciamo dei numeri importanti, questo grazie, come ha detto lui, secondo me alla nostra veridicità, nel senso siamo veri, si capisce, si percepisce, questo per me, per la gente è importante, cioè anche sul mercato per esempio, noi non diciamo cazzate tutti i giorni, lasciamo il termine, quando sappiamo qualcosa lo diciamo, altrimenti lasciamo andare le cose così come vanno, perché è giusto. Cioè noi, il nostro senso di meme, quando abbiamo fatto la pagina, è per dare una nostra impronta e per non prendere in giro i genuani, perché in quel momento c'erano veramente tante pagine o gruppi che erano cose che dava fastidio solo a vedere. Quindi detto, facciamo qualcosa di nostro e proviamo a vedere se ci siamo riusciti. L'ultimo complimento lo considero un genio, cioè un genio, che è stato frutto di un lavoro collettivo vostro, ma Aia e Spingere sono stati due must per tutti e ci siamo divertiti tutti. Anche questa è una capacità che va. Dicono tutti, lo dicono tutti. Io l'ho detto l'altra sera alla festa di Figi Dusena, una bambina di 2 anni, mi ha detto Spingere, quindi ero commosso. Diciamo. No, beh, dai, sono. Dal mio punto di vista, una delle poche doti che ho, forse la simpatia, essere comunque sempre molto allegra con la battuta pronta, quindi mi viene facile e comunque quest'inverno ci sarà. Coglieremo altre cose, assolutamente. Grazie, grazie Marco Montoli, grazie Luca Calzetto. Buona serata a tutti. Forza Genova. Sempre.